Che senso ha una chiesa così grande e così bella in un posto così sperduto, in un contesto primitivo, povero e selvaggio come Zangani? Perché dedicare tante risorse e tanto impegno per costruire una chiesa quando intorno le urgenze sembrano ben altre? Sono le domande che spontaneamente ci si pone arrivando da un mondo come il nostro, dove prevalgono razionalità, efficienza, calcolo. Sono le domande che mi sono posto e a cui ho cercato risposte. Poi ho guardato con quale orgoglio i muratori che l'avevano costruita mi parlavano del loro impegno durato 8 anni. Ho visto gli occhi dei bambini che mi indicavano le vetrate e cercavano di spiegarmi il senso di quelle immagini. Ho visto le persone che entravano e contemplavano quello spazio grande, spazioso, che parlava di una dimensione più grande, di infinito, di oltre. E ho trovato il senso che prima non riuscivo a cogliere. Ogni uomo, indipendentemente dalla latitudine in cui vive, dal suo livello culturale, dalla sua situazione economica e sociale, ha nostalgia di qualcosa di più grande e di infinito. E quella costruzione di legno e mattoni indica la direzione a cui guardare. La grande croce a 20 metri di altezza, visibile da tutta la savana circostante, il suono della campana che segna il ritmo della vita del villaggio, la forma di una grande nave che sembra veleggiare sull'altopiano dell'Orombè, parlano più al cuore che alla nostra razionalità e dicono molte più cose di quelle che vorremmo ascoltare. Durante la grande festa di inaugurazione, che ha visto arrivare gente da tutto il Madagascar, si percepiva quel senso che la mia razionalità voleva codificato ed esplicito. L'essenziale è invisibile agli occhi, ma non al cuore. Dentro questo edificio i credenti ritrovano la loro storia, le loro radici, la buona notizia che cambia la vita. La croce, le vetrate, l'altare, il tabernacolo ci ricordano una storia che parla di Dio, ma racconta anche all'uomo la sua verità di povera creatura, amata infinitamente dal Dio di ogni vita. Anche i non credenti o i credenti in altre fedi erano presenti e partecipavano a questa liturgia ricca di segni, di canti, danze, parole, attenti a cogliere ciò che rende meno faticosa e più vera la vita di ognuno. Se è vero che la bellezza educa e salva il mondo, allora questo edificio è davvero un segno di promozione sociale e salvezza, anche in questo contesto così lontano, povero e sperduto quale è Zangani. Dio non dimentica e questa chiesa è il segno della sua presenza, anche là dove gli uomini si sentono dimenticati e insignificanti. Questa presenza ricorda a me che ogni uomo è mio fratello, perché figlio amato dallo stesso Padre che ogni giorno mi chiede di condividere il pane e la vita che ho ricevuto, nella gratuità del suo amore.